questa massa di persone che si è messa in gioco questa sera, dai. Ah, bravi, così mi piacete. Diciamo si infila così. Dai, tutti uno accanto all'altro. Ci siamo tutti? Ok. Ci potresti aprire? Rangallo! Un po' di volume qua sul monitor. La cintura! Ok. Allora, adesso faremo in questo modo, molto semplice. Io vi presenterò uno ad uno i personaggi e voi dovete applaudire. Chi avrà l'applauso più forte, secondo me, vincerà. Va bene? Credo che sarà evidente, no? Sarà evidente. Chi avrà la prossima? Ok? Allora, il nostro concorrente numero uno, il Paninaro, vai! Allora, la nostra simpaticissima Silvia. Il Teddy Boys. Nostro primo. Vai, presentati i film. Il Teddy Boys. Questi tre fantastici bei maschioni anni 80. Venite avanti però ragazzi, non è cioè, insomma, un piccolo sforzo, grazie. Uno per uno, il nome di ognuno e poi l'applauso. Ok, allora ricordiamo i nomi. Paolo. Paolo, forza, aspetti, applauso per Paolo. Corrado. Allora non fanno se, sono uno per ciascuno? Ah, allora no, per forza, allora fate l'applauso prima per, grazie, perché non è che mi posso dividere. Allora, applauso per Paolo. Vai, Paolo. Applauso per quel tarocco di Didi. Ciao. E applauso per? Corrado. Tutto qui? Ok. Questi ragazzi ci hanno messo, dai, un CD che l'ho meritato, tieni, guarda. Guarda, proprio perché li devo buttare, allora mi do. Scherzo, scherzo. Allora, prossimo concorrente del pianeta Gazebo. Abbiamo veramente le nuove generazioni, si chiama Andrea, forza Andrea, un applauso per Andrea, ok, perfetto. C'è anche la mamma Manuela, un applauso, vai, tu sei, vai, dov'è il giubbotto dei Scorpions? Il giubbotto dei Scorpions, sì, sì. Anche tu meriti un CD? E per questo motivo ti lobbo. Perfetto. Poi abbiamo la nostra mitica Surrender Rose, nonché Claudia. Grande fan di Duran Duran. Applausone. Grazie. Questo penso che tu l'abbia già, però. No, non ce l'hai. Perfetto. E poi la nostra ultima concorrente. Che deve ringraziare la sorella maggiore. Un applauso per questa cintura meravigliosa. E a tutte le sorelle maggiori degli anni 80, tipo me. Forse anche tutti i miei principi. Grazie. Giusto non perché li devo buttare. Tanto. Tanto. Poi voglio l'autografo. Non voglio tornare a casa con un CD. Okay. Giusto. Se non mi signora, le regalo quest'ultimo perché veramente pesa troppo. Bene, allora, io posso onestamente pensare a due premi. Ce l'abbiamo due premi? Abbiamo due premi? Facciamo un po' Nao Lau. Un po' più continuo. Siete già stanchi? Paninaro! Cioè negli anni 80 a quest'ora ragazzi, cioè le discoteche chiudevano perché non è come adesso che aprono a quest'ora, lo sappiamo, però insomma eravamo un po' più pimpanti, un po' più freschini, avevamo il papà che ci aspettava sotto casa col macete se non rientravamo per l'ora giusta, no? Dobbiamo vendicarci di questo? Sì o no? E dai, e allora che siamo adulti possiamo stare fuori fino a quanto ci pare. Facciamoci sentire, no? Dai, su ragazzi. Ok.
Io intanto ho elaborato i rumori di prima, gli applausi, con l'applausometro, diciamo, quello neurale, e ho elaborato due vincitori, perdonate per gli altri, io direi lo stesso, noi gli diamo subito tutti e due il primo premio, perché pari merito. Uno è rappresentante del sesso femminile giovane, quello del futuro, la nostra Andrea, prego, mettiti qui al centro. E l'altro è quello più... No, rimani lì Andrea, rimani lì. E l'altro è quello più... il professionista, questo ci gioca un po' perché fa tutte le gare di questo genere. Il nostro Raon, che qui è ovviamente il Palermo. Allora, siccome il primo premio era un CD, non ne ho solo più, cioè era un CD, ne ho due per caso, vorrei far scegliere a Andrea, se, visto che è quale, siccome tu avevi, mi hai detto che io sarei graffiato. Le mamme non hanno voce questa, in capitolo. Questo, quale vuoi? Questo? Manuela, questo. Ci siamo capiti, eh? Tu chiaramente vinci questo. Allora, siamo sempre in tema di gazebo, siamo rimasti in tema, il premio era quello, mi dispiace, l'anno prossimo faremo un premio filaio. Perché ti dispiace? No, nel senso che si aspettavano, non so, un milione di euro in un'unica cosa. Siamo qua tutti per te, ci aspettiamo qualcosa da te, no? E con grande affetto, veramente. Ripeto, sono felicissimo che siamo riusciti a organizzare questo, anche grazie a tutti quanti, da Remoto, a Manuela, a tutti i ragazzi, tutti voi, che partecipi ogni giorno su Radio Gazebo, su Facebook.